fondamentalismo islamico e questo fondamentalismo islamico sicuramente sta progredendo nel nostro paese attraverso le moschee, attraverso alcune scuole. Perché? Perché è portato avanti da gruppi politico-religiosi contro i quali non si fa nulla, perché magari si cerca di non turbarli. Va bene, ovviamente queste sono le sue opinioni ed è per questo che l'abbiamo invitata. Adesso le faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, Marine Le Pen, perché lei comincia a essere molto popolare anche in Italia. Guardi questo sondaggio, sentiamo Paolo Pagliaro. Crolla la fiducia degli italiani nell'Unione Europea, 18 punti in meno dal 2010 a oggi, con una parabola discendente che si è accentuata negli anni della recessione. Secondo l'indagine condotta da Demopolis, questo scetticismo che l'Italia condivide con gli altri paesi che hanno subito più pesantemente gli effetti della crisi nasce dalla convinzione che le politiche di austerity decise dall'Unione tutelino mercati, poteri economici ed equilibri finanziari più che i cittadini. La pensa così il 52% degli italiani. Marine Le Pen, che ha fatto della battaglia contro l'Unione una delle proprie bandiere, è tra i politici europei in campo per le elezioni di fine maggio il leader più noto agli italiani. Ne ha sentito parlare il 46% dei cittadini intervistati da Demopolis. Una popolarità nettamente superiore a quella di Martin Schulz, candidato dei socialisti europei alla presidenza della Commissione, e del leader della sinistra greca, Alexis Tsipras. Solo 2 italiani su 100 hanno sentito parlare del leader dei popolari europei, Jean-Claude Juncker. Il malcontento non risparmia la moneta unica. A 12 anni dalla sua introduzione, il 57% degli intervistati boccia l'euro. Ma 2/3 degli italiani non pensano che si possa farne a meno. Va detto tuttavia che la percentuale di chi vorrebbe un ritorno alla lira è più che raddoppiata negli ultimi 4 anni. Indici di contrarietà all'euro ben superiori alla media, tra il 42 e il 40%, si rilevano tra lavoratori autonomi, commercianti e imprenditori, ma anche tra disoccupati e lavoratori precari. Se in diversi stati dell'Unione è spesso un singolo partito a catalizzare la battaglia contro l'Europa, in Italia il sentimento anti-euro, sia pur minoritario, è decisamente trasversale. È contro la moneta unica solo un elettore su 10 del PD, il 14% di chi vota i partiti di centro, quasi un quinto dei simpatizzanti della lista Tsipras. Percentuali decisamente più alte negli altri partiti. Per l'uscita dell'Italia dall'euro si dichiara il 40% degli elettori di Forza Italia, il 45% di chi vota Movimento 5 Stelle, la maggioranza assoluta di chi sceglie Fratelli d'Italia e il 67% degli elettori della Lega. Marine Le Pen, lei propone l'uscita della Francia dall'euro. Come spiega ai francesi che i loro risparmi e le loro proprietà varranno molto di meno? Ma è falso questo? È falso. Peraltro io credo che il popolo è stato intimorito. La maggior parte dei popoli rimpiangono la loro moneta nazionale, ma c'è ancora molta gente che pensa che non si può far altro che rimanere nell'euro e quindi abbiamo come l'impressione che subiscano questo euro, hanno paura di un'altra soluzione. Perché? Perché sono stati intimoriti e questo è quello che io chiamo l'apocalisse secondo Sama Rousseau, ovvero è assolutamente possibile tornare a una moneta nazionale. Questo non significa tornare alla vecchia moneta nazionale, ma significa tornare ad una moneta nazionale e questo non avrà nessuna influenza sul risparmio dei popoli. Basterà far sì che un franco, un nuovo franco, sia uguale a un euro. Quindi non ci saranno sicuramente aumento dei prezzi, non ci saranno cambiamenti, il loro affitto di 300 euro sarà di 300 franchi. E secondo tutti gli analisti è impossibile. Ma fare il cambio uno a uno... Ma non è vero, ma di quali analisti stiamo parlando? È falso, è assolutamente possibile. E come è stato fatto, ad esempio, per passare dall'uno all'altro? È assolutamente possibile ritrovare una moneta nazionale. E questo è quello che vogliono i popoli, secondo me, per una semplice ragione. L'euro è diventato per loro un masso. L'euro è vantaggioso per le potenze finanziarie, per le multinazionali, per le banche. E questa moneta sta schiacciando i popoli e le aziende.
uccide, sta uccidendo la nostra occupazione, sta asfissiando le nostre esportazioni. Abbiamo vissuto durante millenni con la nostra moneta nazionale e allora oggi ci vengono a dire che dopo 12 anni non possiamo tornare al passato, alla nostra moneta. Come ha fatto la Jugoslavia, ad esempio? La Jugoslavia ha ritrovato la sua moneta nazionale quando si è separata dal resto. Come hanno fatto i paesi dell'ex Unione Sovietica? Hanno ritrovato la moneta nazionale. Quindi è una menzogna che viene data in pasto ai popoli per cercare di canalizzare il desiderio potente di ritrovare finalmente il loro strumento necessario per la prosperità, ovvero una moneta nazionale, una nazione e una moneta. Il cambio delle monete lo decidono i mercati e non i popoli, vorrei ricordare a spettatrici, spettatori e anche la signora Le Pen. Due, gli esempi che lei ha portato, quello della ex Jugoslavia, grazie, hanno fatto anni e anni di guerra, e anche dell'ex Unione Sovietica. Comunque, siccome lei ha parlato delle banche, le voglio chiedere una cosa sulle banche. Signora Le Pen, la Banca Centrale Europea ha finanziato le banche europee con 1.000 miliardi di euro, impedendo così che molte fallissero. Ha fatto male? Sì, ha fatto male. È stato un errore, perché bisognerebbe separare le banche di deposito dalle banche d'affari. Bisogna sicuramente salvare il risparmio, ma non le banche d'affari. Non è necessario andare a prendere i soldi nei portafogli dei contribuenti per consentire alle banche di ricominciare a giocare al casinò. Quindi, facendo la separazione tra le varie banche, io credo che se gli uni vincono e gli altri perdono, allora quelli che perdono vengono eliminati dal mercato, come succede con tutte le aziende. Diciamo che il sistema mondiale si è rivelato molto fragile, se usiamo questa parola, dal 2008 in poi. Non c'è dubbio che le banche, che sono sia banche d'affari sia banche di deposito, quindi dove la gente mette i propri risparmi, se vengono lasciate fallire, falliscono e scompaiono anche i risparmi degli intestatari dei conti correnti e dei conti di risparmio. Ma non le sorprende che da anni la disoccupazione stia aumentando in proporzioni incredibili, così come la povertà? Eppure il CAC 40 sta benissimo, eppure le multinazionali continuano a fare sempre più benefici, eppure gli imprenditori aumentano sempre di più, quelli grossi, eppure gli azionisti ricavano tantissimo, più che mai. Ma quindi, secondo lei, non c'è qualcosa che non sta funzionando, qualcosa che va contro il buon senso? Ma secondo lei non ci rendiamo conto che ci stanno prendendo in giro? I contribuenti e i popoli sono utilizzati per pagare le banche. È una specie di pozzo senza fondo che consente alle banche di continuare a macinare profitti sempre più importanti senza fare il minimo sforzo e di ricostituire il proprio margine. Questo, secondo me, è quello che sta succedendo. Io dico alla gente: non potete continuare a lasciarvi rubare il vostro denaro. Bisogna esigere che questi comportamenti cessino. E non è salvandole queste banche ogni 3 mesi che questo tipo di comportamento smetterà di esistere. Ovviamente anch'io, come molte altre persone, rifletto sul tipo di capitalismo che vige nel nostro mondo, e diciamo che ho qualche dubbio sulle ricette che lei propone. Però, siccome dobbiamo chiudere, io vorrei tornare per un attimo in Italia. Siccome oggi il Tribunale di Milano ha deciso che Berlusconi sconterà la sua pena per frode fiscale prestando servizio in un centro di anziani, secondo lei Berlusconi è politicamente finito? Ma penso che Berlusconi è un osso duro e quindi non ci metterei la mano sul fuoco. È possibile che torni in politica? Noi, secondo noi, in Francia diciamo che si abbandona la politica soltanto distesi con i piedi in avanti, e gli uomini politici sono ossa dure normalmente. A proposito di politici con la pelle dura, Matteo Renzi, il nuovo presidente del Consiglio, non le piace?
Matteo Renzi mi ricorda Nicolas Sarkozy. Certo, per quanto riguarda la comunicazione è bravo, è bravissimo, fa tante promesse, ma io le promesse che ho sentito sono promesse di austerity, sono promesse di concorrenza, di regolamentazione del lavoro, e tutto questo a svantaggio dei popoli e a vantaggio dei mercati finanziari e delle multinazionali. Quindi questi sono discorsi che non mi interessano, peraltro sono estremamente conformisti. Questo è quello che peraltro dicono tutti i dirigenti politici attuali in Europa, tutti coloro che peraltro subiranno una sconfitta nelle prossime elezioni, secondo me. Grazie, grazie Marine Le Pen, grazie, buon lavoro. Grazie a voi per il vostro invito. Grazie. Saluto tutte le italiane e gli italiani. Grazie, e ringrazio anche le spettatrici e spettatori, e noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci.